Amici lettori, ascoltatori e utenti delle nostre pagine YouTube, benvenuti da Sandro Alessi. Ci troviamo a Cerveteri, ridente cittadina laziale, a due passi dal mare, dove è un, diciamo, in scena un bel festival che si chiama Eco Etruria Festival. E proprio in occasione di una di queste serate incontriamo il grande Andrea Rivera, lui è cantante, attore, cantautore soprattutto, insomma, in tournée. Troviamo finalmente qui, si ritorna dal vivo con tanta gente a Cerveteri. Uno spettacolo con la tua band questa sera. Beh sì, una delle poche occasioni che ho di avere la band, perché coi costi da sostenere, non tutti i festival possono sostenere i costi di una band, quindi un plauso a chi ha organizzato, a chi ci supporta e sopporta. Io tento sempre di fare il teatro canzone di denuncia, non da denuncia, perché sennò... E sono contento che ci sia tanta gente, come negli altri spettacoli ci sono stati Alleluia Brava Gente, c'è stato Perroni, insomma, sempre pieno. Mo vediamo un attimo stasera, palla e tonda. Sicuramente Andrea, sicuramente, perché comunque il pubblico apprezza. E poi ricordiamo che insomma tu sei partito dalla casa. Non apprezzo perché non si paga. Tu sei partito con la Dandini, con un spettacolo televisivo. Io sono partito e basta. Vabbè, comunque non sei... arrivo mai. Beh, lì sa la suspense. Quando no, arriva, quello è il viaggio. Si gode di più quando si arriva. Sì, no, è questo un mestiere che quando i giovani dicono voglio fare l'attore, io dico ci vuole tanto pelo sullo stomaco e tanta volontà, perché qui se non c'hai la destra del partito sei partito e basta, quindi devi avere tanta volontà oppure devi fare la destra del partito. Senti, diciamo che nella tua vita ascoltare Gabber è stato molto importante, come ascoltare tanti altri cantautori che hanno fatto sia la musica, ma soprattutto questo teatro canzoni di cui tu sei uno dei portavoci più importanti in questo periodo. Però ho visto che tocchi pure insomma delle canzoni di mi sembra Franco Battiato e altri. Vabbè, un omaggio a Franco, perché l'ho conosciuto all'ultimo suo concerto che ha fatto con Alice all'Auditorium. Gli ho dedicato un gioco mio di parole con tutte le sue canzoni, che ha avuto molto successo. A Franco ridevo, ha fatto ridere Battiato, allora mi ha abbracciato in maniera molto sincera, e allora ho deciso di, ma anche se non l'avesse fatto, ho deciso di dedicare, riscrivendola tutta, tranne qualche punto, penso che a lui sarebbe piaciuto e piacerà, Bandiera Bianca, che è molto attuale come canzone, come tutte le sue canzoni, ma questa in particolar modo perché affronto vari temi della società attraverso ogni rima della canzone. E quindi hai toccato lì dove volevi toccare, dove comunque si poteva cambiare un po' il testo. Sì, l'ho cambiato abbastanza duramente, come hai sentito, perché non mi piace la gente che si vende, e quindi io forse per questo non vendo dischi, perché non mi so vendere, non mi sono mai venduto. Senti, siamo stati male tutti con sto Covid, ci hanno bloccato dentro le strade, sono stati chiusi dentro le case eccetera, però finalmente insomma io vedo in giro che si ritorna questo contatto importante per un artista con il pubblico. Il problema non è, sì, è stato il Covid, però è ritornare, poi è anche lì il problema, nel senso che gli spazi sono tanti, però gli artisti sono tantissimi, e questo è un problema. È un problema di scelta da parte di direttori artistici, è un problema di scelta da parte dei comuni, da parte dei sindaci, da parte degli assessori alla cultura. Io dico di aprirsi un po' di più al teatro canzone e meno alla trap, per esempio. Potrebbe aprire di più il cervello di tanti giovani. È vero. No, ho detto trap, ma potrebbe essere anche canzone d'autore che non dice niente. Tutti ce l'hanno con la trap, io non ce l'ho con la trap. Volevo dire, errata corrige, che la musica di oggi, quella che sento nelle radio in giro, non dice assolutamente nulla. Questo mi dispiace. E quello è il punto, insomma, ma anche questi ragazzi. Beh, lasciamo fare questi discorsi. Ultima domanda. Sono quelli più importanti. Ultima domanda. Avremo il piacere di rivederti a teatro nella nuova stagione teatrale. Sì, sarò al Teatro Off-Off di Roma, nei primi di gennaio. Poi farò un piccolo tour in invernale, uno in progetto con Bobbo Rondelli, se Bobbo gli è gira di farlo. E abbiamo il progetto, questo Rondelli contro Rivera, ed è un incontro tra amici, un incontro scontro tra amici, come i veri amici sanno fare. Quindi questo spettacolo con Bobbo tengo particolarmente, perché
è sempre un amico, un grande artista, secondo me uno dei migliori cantautori che abbiamo in Italia in questo momento. E allora noi ci andiamo a sedere in questo scenario spettacolare di questo Parco della Legnara, un bellissimo parco in quel di Cerveteri. Ringrazio e saluto Andrea Rivera. Mi vado a sedere pure io, perché la faccio alla De André, la faccio seduto, no vabbè, qualche canzone in piedi, ma c'ho una certa. Grazie Andrea. Ciao. Da Sandra Alessi a tutti, ciao, alla prossima. Ciao.